Alla vigilia dell'esordio in Eurolega con il Galatasaray, quali sono le sensazioni per questa nuova avventura che sta per cominciare? prima partita di Eurolega e subito un avversario come il Galatasaray, una delle pretendenti almeno a un posto nelle prime otto. Sfida contro qualcuno che sulla carta è più forte, sfida in una competizione che è il massimo livello e credo che da questa voglia di sfida deve partire la nostra partita. Non si scopre la profondità del roster e le qualità tecniche del Galatasaray, non si scoprono adesso il successo fuori casa con l'Efes non ha fatto altro che confermare qual è la bontà della squadra a disposizione di Ergin Ataman. Galatasaray, roster profondo, roster di qualità, partite già vere prima di campionato con l'Efes, Supercoppa con il Fenerbahce, quindi già una squadra che è pronta a giocare partite importanti, contro l'Efes addirittura un 16 su 31 da 3 punti, tutto bello, tutto difficile, ma proprio nella difficoltà bisogna trovare l'extra motivazione. Percorso simile a quello di Montepaschi e Galatasaray in queste prime due uscite di campionato, entrambi la Supercoppa, entrambi l'esordio nella propria lega, è un motivo di confronto affascinante questo con una squadra che si è dimostrata subito vincente. Uno scontro, diciamo, tra il nostro giocare senza paura, il nostro giocare a ritmi alti e il loro giocare in modo sognone, in modo di poter arrivare ai loro giocatori di talento. Chiave della partita, se ce n'è una. Chiave, sottolineo ancora, il nostro giocare senza paura, soprattutto partendo dalla difesa.